Parma, che più brutto non si sarebbe potuto immaginare. Un grande Palermo che ha vissuto la sua serata di gloria in uno stadio fremente di passione e di entusiasmo. Il 3-0 ci sta tutto. Già al settimo minuto la squadra detentrice della Coppa UEFA è sotto di un gol. Vasari, Iachini e Caterino, quest'ultimo fa secco Bucci. Il Parma, privo di Aspriglia, Couto e Apolloni, non c'è. Il Palermo sale di tono. Stoichkov è volenteroso, ma non basta. I rossanero fanno pressing e gli emiliani non riescono a trovare le necessarie contromisure. Il Palermo dei giovani, dei palermitani, come è stato definito, controlla bene e riparte in velocità. Allo scadere del tempo Zola ruba palla e tira subito. Tutto qui il Parma nel primo tempo, davvero troppo poco. Ripresa, nemmeno due minuti di gioco e Vasari, gran partita la sua, si libera bene ed è il 2-0. È un calvario per gli uomini di Scala. Stoichkov si sveglia improvvisamente al quarto d'ora e bravissimo il portiere rosanero Berti. Adesso il Palermo gioca sul velluto. Arriva il terzo gol al 38esimo ancora con Vasari, ben servito da Caterino. Il Parma è umiliato, subito cacciato via dalla Coppa Italia. Che batosta!